altre scuole e in questa scuola c'è una cosa diversa dalle altre. Magari modo di andare da poco a Yum, solo il video. Quando fanno fatica, ok, che sono le prese in giro. Però poi si volte magari ci si aiuta vicenda. Una cosa che magari in altre scuole non ho visto. Siamo al liceo scientifico Carlo Alberto, dove al termine di un percorso didattico sul tema dell'intercultura si è incontrata con altre tre classi provenienti da due diverse scuole, la prima B e la prima M dell'Istituto Bellini e la seconda C dell'Istituto Bonfantini. Oltre che condividere e discutere i temi già approfonditi, è stata l'occasione per far vedere i video che ogni classe al termine del percorso ha realizzato, con lo scopo di lanciare un messaggio contro i pregiudizi e a favore dell'accoglienza e dell'integrazione di chi arriva da lontano. Abbiamo scelto questo tema in particolare per il nostro video perché io credo che la base di quasi tutti i mali della nostra società siano dovuti ai pregiudizi, ovvero a giudicare qualcuno senza conoscerlo. Infatti la ragazza ha subito accusato uno straniero per lo scippo, appunto basato su questi pregiudizi. E secondo me il razzismo è una cosa sbagliata non per le solite ragioni, quindi moralismi è sbagliato, eccetera, però perché il razzismo è una cosa che è contro la ragione. Nel senso, si può sconfiggere il razzismo facendo informazione e sensibilizzando riguardo questi argomenti. Perché il razzismo non ha fondamenti scientifici. Sì, io credo che parta tutto quanto dai giovani, perché comunque molti dicono i giovani di oggi, in realtà i giovani di oggi possono informarsi e il cervello che funziona ce l'hanno. Quindi informatevi e fate sì che gli altri si informino. I giovani hanno voluto concentrare la loro attenzione soprattutto sulla mala informazione che spesso producono i mass media, sulle generalizzazioni che alimentano i pregiudizi e sull'importanza di informarsi correttamente. La colpa di un singolo non deve ricadere sugli altri. Non sono coinvolti sempre gli stranieri. Non tutto è negativo. Ma il lavoro fatto dai giovani non è stato solo strumento di riflessione. Una cosa volevo chiedervi ancora. Vi siete divertiti in questo tipo di esperienza video? Sì, ci siamo divertiti molto. Infatti abbiamo fatto anche più di un video. Farvi capire è che non bisogna essere così superficiali a fermarsi ai pregiudizi che ai giorni nostri sono moltissimi, ma che comunque anche uno straniero che viene da lontano in Italia potrebbe portarsi all'altezza e aiutarci a cambiare il mondo.